Buonasera. Era una partita dove l'emozione e come l'emozione poteva diventare un contagio tecnico tra giocatori, un contagio di atmosfera tra campo e tribune. Ed è stata la partita dell'emozione. Abbiamo iniziato senza emozione i primi 4-5 minuti e Cantù è stata cinica, talentuosa, organizzata a punire la nostra assenza di emozione. E poi credo che dopo una partenza così difficile contro una grande squadra che giocava benissimo, rientrare nella partita, anzi proprio entrare prepotentemente a livello mentale nella partita, penso che sia stato un qualche cosa che forse con questa prepotenza in senso positivo questa stagione non avevo mai visto così tanto. E anche il finale punto a punto contro una squadra che ha trovato punti anche non previsti da Jones e ha messo la testa avanti a pochi minuti alla fine, la difesa che ha lasciato negli ultimi due quarti a 26 punti Cantù merita ancora una volta l'applauso per i miei giocatori. Aggiungo due cose. Uno, le scarpe rosse. Le scarpe rosse non sono né un vezzo, non sono una voglia di fare richiamare attenzione, ne abbiamo già tanta, ma sono magari un messaggio che io personalmente spero che ho una figlia, ormai una ragazza di quasi 14 anni e spero che possa vivere un mondo migliore. Seconda cosa, non conoscevo, ne avevo sentito parlare questo Curtis, dico il nome di battesimo e non il cognome perché è difficile. Questo Curtis mi è piaciuto e la faccia, non solo perché ha fatto quei due canestri, la faccia giusta, e quando i giocatori hanno la faccia giusta, questo Curtis secondo me ha la faccia da giocatore. Coach, due cose. La prima, hai detto non avevo mai visto così tanto da parte nostra, puoi specificare meglio, cioè che cosa ti ha sorpreso? E no, poi allora, le scarpe rosse, l'idea è stata tua o a chi è venuto? No, l'idea di tutti, noi penso che siamo, non siamo sulle idee sono di tutti, non so, non sono stato il promotore e sono stato solo l'entusiasta accoglitore, però le idee sono, diciamo che Mensana, dovresti saperlo tu meglio di me, visto che io sono qua 2 anni, è un gruppo e non ci sono da mettere le firme, ok? Poi se qualcuno vuole, cioè noi non... E seconda cosa, mai visto così feroce, lo dico in modo positivo, non perché altre volte mancava questa ferocia, perché questa prepotenza mentale, perché oggi è stato bello guardarla ed è, penso che questa squadra ha dimostrato di andare in campo anche quando ha giocato male, con un desiderio particolare. Oggi è stato ancora più bello guardare questo desiderio. La prima domanda che approfondisco è la stessa che ho fatto anche a Scalabanti, forse l'hai sentita, non so. No, ho sentito la sua risposta, sì, ma è una domanda. Si parla molto di chi va in campo, quindi più italiani, più stranieri, eccetera. Non si parla mai, almeno in questo sport, in questa disciplina, si parla anzi poco, non dico mai, di chi allena chi va in campo. Si parla della percentuale di quanti giocatori sono italiani in campo, ma non si parla mai del fatto che nel basket italiano la stragrande maggioranza degli allenatori, direi siamo forse il 90% compresi gli staff, sono italiani e creano il presupposto per cui tanti giocatori magari vengono qua e poi vanno a giocare chi in Cina, chi in Spagna e chi torna nell'NBA. Ecco, vi sentite un po' tutelati a livello di, non dico sindacato, di tecnici, ma a livello di categoria
se ne parla mai, perché non si parla mai degli allenatori degli staff? Ma la piglio un po' alla larga, ti rispondo questo: oggi è la festa della donna e si parla delle quote rosa per la prossima legge elettorale. Io credo che le quote rosa offendono le donne, ok? Come forse sicuramente il campionato italiano deve avere un'identità di giocatori italiani, ma mettere delle quote per far giocare italiani significa offendere i giocatori italiani che devono giocare per i loro meriti. E quindi arrivo al discorso degli allenatori. Io credo che come le quote rosa siano una nuvola che ci viene data in pasto per nascondere o per non farci guardare ad altre cose, e così credo che tante volte si guarda la partita per il commento in negativo sulla prestazione, poco nella pallacanestro, fortunatamente sulla decisione dell'arbitro, e non si guardano magari a quelli che sono gli aspetti tattici dentro una partita o la crescita di un giocatore. E quindi credo che se non si guarda questo argomento non si va a guardare il lavoro degli allenatori, e questo penso di aver risposto così alla tua domanda. Personalmente dico sempre ai miei giocatori, quando li si contatta durante l'estate: io lavorerò ogni giorno perché tu l'anno prossimo possa avere un miglior contratto. Un miglior contratto significa a livello economico, a livello di soddisfazione di competizione a cui parteciperai, perché credo che è dentro nel lavoro di squadra ci deve essere questo patto tra professionisti, tra imprenditori di se stessi, che è quello che poi alla fine dà successo anche per vincere una partita come quella di oggi. E ti faccio una domanda. A fine partita hai avuto un'esultanza da, non so, qualificazione, Final Four, oppure robe che insomma sono molto evidenti, soprattutto se sei te che non esprime moltissimo, mentre vai via magari fa quello che. Però dico, questo tuo modo di alimentare l'entusiasmo è anche un segnale un po' subliminale che va oltre il fatto di essere contenti per questa vittoria, che poi in teoria può servire anche a niente, ma è un segnale tipo svegliamoci, perché magari ci sta anche questa mezzana a vedere difficoltà così. Ma rispondo con due punti. Il primo punto è che credo che l'entusiasmo che si è percepito, o meno che personalmente ho percepito vivendo a bordo campo la partita della mia squadra, l'entusiasmo che ho sentito attorno, sulle tribune, in qualsiasi tipo di tribune, in qualsiasi tipo posto, in un palazzetto che ha visto una squadra vincere 8 scudetti, 7 scudetti di fila, secondo me questo è qualcosa di speciale, è qualcosa, come mi piace dire, di something different, perché dopo che hai vinto 7 scudetti di fila si percepisce la partecipazione anche quando siamo partiti male, anche quando i giocatori rientrano tra il primo e il secondo tempo, e poi l'entusiasmo quando si vince, credo, e lo voglio sottolineare ancora, è qualcosa di speciale, e penso di essere una persona che vive di passioni e ho voluto condividere l'entusiasmo che sentivo e ricambiarlo. Sulla seconda cosa, svegliamoci, facciamo qualche cosa. Io ho sempre parlato e continuo a parlare di quello che succede sul campo, e il mio obiettivo è che la prossima difesa sul pick and roll venga fatta meglio e la prossima uscita da blocco in attacco venga fatta meglio. Però sicuramente l'entusiasmo che c'è attorno a una squadra che, non so se tecnicamente l'espressione è giusta, è stata messa in liquidazione, penso che sia qualche cosa che deve essere protetto con i fatti e non con le parole.